tavolo umanitario, è ormai da oltre un mese che riceviamo costantemente voli, questo vuol 777 proveniente dal Qatar, che ha dispositivi di protezione individuali, quindi 56 tonnellate di mascherine, tutto altro materiale, che segue altri voli già arrivati, piuttosto che nel periodo di picco della crisi del nord Italia, pazienti malati di Covid che sono stati curati in Sicilia. È un aeroporto che sta svolgendo il suo ruolo in questo momento di servizio pubblico, garantendo appunto la possibilità di atterrare di tali aerei, ma che si sta già preparando a una fase 2. Una fase 2 in cui l'aeroporto si sta tenendo costantemente in contatto con tutti quelli che sono la comunità aeroportuale, e quindi una continua coordinamento e riunioni in modo da poter ripartire, una ripartenza che avverrà ovviamente quando le normative lo prevederanno e che avverrà nel massimo della sicurezza, sia da un punto di vista di procedure sia da un punto di vista di layout dell'aeroporto. A maggio ripartiremo anche con i nostri lavori al terminal, che oltre ad avere la customer experience come punto centrale, avranno come punto centrale quello che tutti i percorsi dei passeggeri e i flussi, in modo tale da garantire la maggior sicurezza ai passeggeri stessi.